Terzo successo in 4 stagioni per Paolo Pulici, detto Puliciclone. Era già salito sul trono dei super bomber del campionato. Lo aveva fatto al termine della stagione 72-73, ma in quel caso aveva dovuto condividere il posto con Savoldi e Rivera. Stavolta, invece, è da solo sul gradino più alto del podio dei cannonieri della Serie A. 18 gol, tanti ne ha realizzati in 23 partite Paolino Pulici, numero 11 del Torino. Primo titolo singolare dunque per Puliciclone, come lo battezzò Gianni Brera dopo una sua travolgente prestazione a San Siro anni prima. Paolo Pulici, idolo della curva maratona, non solo per i gol che realizza, ma per quella rabbiosa determinazione che mette ogni volta che indossa la maglia granata. Dal 1968 al Torino, Pulici ha lavorato sodo per incanalare la sua enorme potenza che lo induceva a non essere preciso sotto porta. Ha sofferto, ma gli insegnamenti dei suoi allenatori e la grande voglia lo hanno portato a diventare uno dei bomber più forti del campionato. Destro naturale, sinistro come piede che calcia con maggiore potenza. Acrobatico e coraggioso, segna in tutte le maniere e da questa stagione ha trovato nel giovane Francesco Graziani un partner d'attacco che promette meraviglie.